Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. Video Tiger, edizione Natale. Già, ebbene sì, a novembre ci sono già le cose di Natale da Tiger, quindi io non potevo non andare. Ho anche la busta natalizia di Tiger, guardate quanto è carina. Qui è verde e qui è rossa. E ho anche il catalogo edizione natalizia novembre 2018, quindi presumo che ci sarà anche un'edizione natalizia dicembre 2018 e io andrò anche a dicembre. Tazze super carine, candele, decorazioni per l'albero, c'erano un sacco di calendari dell'avvento, guardate, 1, 2, 3, ci sono le calze di Natale, tutte decorazioni per pacchi regalo, guardate quanto sono belle. Stupende poi queste erano le pantofole natalizie e poi tutte le decorazioni per l'albero e anche per i capelli, orecchini, c'erano un sacco di cose super carine e super natalizie. Allora c'era il calendario dell'avvento, vi ho fatto vedere, c'erano di tre tipi super carini, però alla fine io non l'ho preso perché non lo uso comunque come cosa. Allora vediamo un po' cosa ho preso, peschiamo a caso. Allora questo quaderno è stupendo ragazzi, anche di questi c'erano un sacco di cose di cancelleria stile Natale. Io ho preso questo quaderno qui e scriverò tutte le cose per quanto riguarda il Natale, addobbi, cose da comprare, cose da fare per cena, pranzi, non so, mi piaceva. Troppo sfizioso questo quaderno, è sempre questa colorazione tipo verde menta, verde Tiffany, piace molto col Babbo Natale. Questo è morbido, è tipo peluche. C'era anche rosa e fucsia, pure erano molto belli. Prendo lo scontrino così vi dico tutti i prezzi. Ho speso tipo 20 euro perché devo dire la verità, le cose erano molto economiche, soprattutto quelle natalizie, quindi ho preso parecchie cose, però ho speso tipo 20 euro. Allora, vediamo un po'. Il quaderno costava 3 euro, ma è proprio grande ragazze. C'era anche la dimensione più grande o più piccolina, io ho preso questa media. Queste che non sono natalizie ma le ho prese perché da Tiger quando vado le prendo sempre. Sono praticamente le gallette di riso ricoperte di cioccolato fondente. Sono buonissime. Ci sono anche quelle ricoperte di cioccolato al latte. Io preferisco queste. Costano soltanto 1 euro. Poi ho preso due cose della stessa fantasia. Ho preso i tovaglioli, questo rosso bordeaux con le caramelline a bastoncino, e ho preso anche questa, la carta regalo, perché mi piaceva troppo questa trama, no? Vedete il motivo? Praticamente un rosso bordeaux con le caramelline, mi piaceva molto, molto semplice, e quindi ho voluto prendere questa carta regalo, mi piaceva molto, era l'ultimo già di questo, quindi me lo sono accaparrato. C'erano però anche quelle classiche con Babbo Natale, con i regali, l'ho trovata molto originale, quindi ho voluto prendere. Ho preso anche i tovaglioli, anche dei tovaglioli ci sono un sacco di tipi. I tovaglioli mi piacciono un sacco perché quando arriva dicembre, colazione, merenda, utilizzo sempre questi tovaglioli natalizi. Non so se sono l'unica fissata, ma io adoro il Natale, quindi compro un sacco di cose natalizie. Vabbè, da Tiger si comprano già normalmente, da Tiger ci sono tutte scemenze e si spendono soldi inutili. Ora che è Natale spenderò ancora più soldi inutilmente per queste cavolate. Ebbene sì. Poi ho preso questa, ragazze, come addobbi natalizi per l'albero ce n'erano un sacco. Io però mi ricordo che già l'anno scorso ho comprato un sacco di cose, quindi non volevo prendere troppe cose. Poi magari a dicembre con calma comprerò altre cosine. E ho preso questa perché mi piaceva troppo, ragazze. L'anno scorso già le presi due, che erano però sulla slitta, invece questo è così semplice, super carina ragazzi con le treccine. C'era anche l'uomo, però ho preso la donina, la bimba. Un addobbo fatto in stoffa praticamente, vedete, con le treccine, mi piace un sacco. Poi ho preso questo specchietto, che poi alla fine è anche comunque un po' natalizio, perché è sempre di questo colore tipo verde menta, verde chiaro, e all'interno ci sono tutti i glitter, tutte stelline argentate, dorate, di mille colori, cioè è carinissimo ragazze. Nella fotocamera sembra più scuro, però è proprio un verde chiaro, uno specchietto. C'era anche con rosa, però nell'ultimo periodo preferisco molto questo colore rispetto al rosa, lo preferisco, quindi ho preso questo. Mi sono dimenticata di dirvi, il prezzo dello specchietto era 2 euro, il prezzo dei tovaglioli, i tovaglioli costavano soltanto 1 euro, invece la carta costava 3 euro, se non mi sbaglio, 2 euro, non ho capito bene, vabbè, sorvoliamo. Poi come cioccolatini c'era un reparto con un sacco di dolci natalizi, c'erano i biscotti di zenzero, poi c'era la casetta di pan di zenzero, biscotti, cioccolata, cioccolatini, tutti i tipi, un sacco di cose. Io ho preso una cosa che già avevo preso l'anno scorso, anzi due cose, perché mi ci sono trovata bene, sono questi, praticamente le palle di Natale, i doni di Natale che si mettono sull'albero di Natale o comunque nella ciotola, tipo centro tavola. Io ho preso questi, che sono praticamente delle palline di Natale
con Babbo Natale, Pupazzo di Neve, sono molto carine, sono super buone, quindi le ho riprese. Queste però sono al latte, non ci sono al cioccolato fondente. Poi ho ripreso anche questi invece, che sono i Babbi Natali e le Mamme Natale, vedete, tipo doni, dimensioni un po' più grande. Sono anche questi buonissimi e costano entrambi soltanto 1 euro. Poi ho preso questi, anche questi costano 1 euro, che non ho mai preso, però boh, li ho presi così in preda allo shopping compulsivo. Ho preso questi, che sono praticamente dei cioccolatini a forma di alberello, di Babbo Natale, di stella di Natale, di palla di Natale, di campanella. Penso che non siano però incartati. Ora li apriamo in diretta, ragazze, e vediamo un po'. Ah no, ragazze, sono così, vedete? Che carini. Però non sono incartati. Che belli. Poi ho preso, mi chiedo un sacco di cose, ho comprato tutte cose che costavano tipo 1, 2, massimo 3 euro. Ho preso questo, che è praticamente il kit. Già l'altra volta quando sono andata da Tiger vi ho fatto vedere che c'era proprio il reparto beauty, tra virgolette, con maschere, patch per gli occhi, un sacco di cose carine beauty. E ho preso anche questi, che praticamente, questo è praticamente il kit per prepararsi le maschere fatte in casa. Io le preparo sempre, spesso con l'argilla, e quindi ho voluto prenderla. Praticamente è un set che consiste nella ciotola, anche con il coperchio, che magari se volete conservarla in frigo potete chiuderla. Poi ci sono delle ciotoline piccoline tipo misurini. Poi c'è il pennello per applicare la maschera e il cucchiaino per girare la maschera. Ovviamente io l'ho preso viola, questo set. È super carino comunque, per farsi le maschere in casa è molto comodo. È scritto proprio kit miscelazione per maschera per il viso fai da te. E costa soltanto 2 euro. Poi, altra cosa natalizia, sempre però tema cancelleria, è la penna di Natale. Intanto il rossetto tutto sui denti, perfetto. Penso di averlo torto. Comunque vi dicevo, la penna di Natale, ragazze, quanto è carina. Cioè, vedete, sopra praticamente c'è questa pallina con tutti i glitter. Ecco qui, così si vede. Sopra c'è l'angioletto rosa con tutti i glitter e si muove. Io ho scelto questa rosa. C'era anche rossa e verde con l'albero di Natale o con Babbo Natale. Io però non mi piaceva perché era tutta verde, non era rossa, quindi ho preso questa rosa. Perché ovviamente quando scriverò le cose sul mio notebook natalizio non ci voleva per forza la penna anche natalizia. Anche se però se dovevo fare proprio il completo dovevo prendere quella rossa e verde col Babbo Natale, però non mi piaceva, preferivo questa rosa, perché comunque sono femminuccia. E quindi ok ragazze, ufficiale, l'ambulanza c'è, portatemi in manicomio. Sono da manicomio, ho comprato cose stupidissime e voglio scrivere le cose di Natale sul blog notes con la penna di Natale. Già nell'altro video di Tiger alcune persone sono rimaste allibite perché io ero impazzita per gli acquisti di Tiger, quindi ero un po' più stupida del solito. Mi dispiace, ma io c'è un sacco queste cose sfiziose di Tiger, di cancelleria, cose un po' inutili, ma sono così. Quindi poi soprattutto con l'area natalizia, quindi mi gaso, magari sembro molto stupida e parlo velocemente, ma è l'eccitazione del Natale, di Tiger, delle cose inutili. Perdonatemi se vi sembro fuori di testa. Comunque continuiamo con l'ultimo acquisto, la cosa più bella in assoluto, che vi mostro alla fine. Vi ho fatto vedere dal catalogo, c'erano un sacco di tipi di tazze natalizi. C'era quella che c'era anche l'anno scorso, bianca col vestitino in maglia, in lana. Guardate quanti tipi di tazze c'erano. Questi sono i barattoli, vabbè. Poi c'erano praticamente questa tazza, che erano 3 tazze in una. C'era sia Babbo Natale che col pupazzo di neve, tipo questa. Praticamente erano 3 tazze, però era gigante, era altissima. Poi c'erano tutti i piattini, ciotoline, sempre natalizie. Poi c'erano tutte queste tazze. Poi c'era questa, la tazza, questa la volevo, cioè ero indecisa fino all'ultima. Alla fine ho preso un'altra tazza, è stupenda. È la tazza con la renna, praticamente all'interno c'è lo spazio per mettere i biscotti. Però non l'ho presa perché è troppo piccolo lo spazio della tazza, quindi c'entra poca tisana, quindi non andava bene per me. E io ho scelto questa, ragazze. Ora ve la faccio vedere dal vivo. Ta-da! Cioè, stupenda, ragazzi, sta tazza. Secondo me era la più carina che c'era, a forma di pupazzo di neve, con la sciarpetta, il cuore. La cosa bella poi è che c'è questo tappo in silicone per non raffreddare la tisana. Io poiché spesso dimentico la tisana mentre sto al computer e si fa fredda, in questo modo sarà più calda, insomma, mi piace bollente la tazza di tè. Quindi in questo modo sarà più calda. Niente, secondo me è carinissima, ragazze. È bella, bella, bella. Costava 3 euro. È stupenda. Io sono innamorata di questa tazza. Video finisce qui, questo video delirio, delirante, natalizio di Tiger. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete andate da Tiger, cosa avete acquistato, cosa avete trovato, se vi piacciono i miei acquisti.
Fate sapere quale altro video vorreste, sempre in tema natalizio o comunque video haul. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate sulla campanella così sarete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E io vi mando un bacio grande, ciao!